spesso inclusione significa includere, no? In un luogo, in uno spazio, in un gruppo, in una società. Un termine di inclusione mi viene in mente una persona che si include in un gruppo. Se penso alla parola inclusione mi viene in mente ad un insieme di cose che stanno bene tra loro, che possa essere un dipinto, tipo mi viene da pensare alla Guernica di Picasso, anche se c'è una rappresentazione storica non piacevole, però gli elementi tra l'essere umano, la città che cade, gli animali, però hanno una perfetta armonia tra loro. Ma tante cose, l'insieme appunto di persone o anche di luoghi che si possono mischiare, no, perfettamente insieme. In base alla mia esperienza, un bel esempio che io di solito porto come riferimento è di una ragazza transgender che ha cercato in tutti i modi di integrarsi nel mondo del lavoro. Perché? Perché il lavoro è molto importante per le persone trans, anche perché riescono a realizzarsi. La risorsa economica per una persona trans è molto importante. È molto importante perché comunque riesci a integrarti in questa società. Un bel esempio di inclusione, mi piace pensare ad una classe con dei bambini che sono ancora piccoli, dove hanno ancora quell'ingenuità, dove hanno ancora la purezza dei sentimenti, e quindi credo che senza avere influenze esterne dalla società, dagli adulti, possono esserci asiatici, caucasici, africani, bimbi di tutte le etnie che stanno bene insieme e hanno voglia di conoscersi e crescere insieme. Esempio di non inclusione, la difficoltà che una persona transgender incontra quando si candida per una richiesta di lavoro oppure una richiesta di prendere in affitto una casa. Quando hai documenti non conformi all'aspetto, di solito si ha più difficoltà, e quindi anche andare a votare comunque si incontra delle difficoltà. Un brutto esempio di non inclusione, i bulli, il bullismo, tutte quelle persone, no, che ce l'hanno col mondo intero, che per colpa dei loro problemi, dei loro pregiudizi, sono lì che condannano, minacciano, aggrediscono gli altri, di conseguenza non si includono col resto della società, e secondo me è davvero una brutta. Antonio, ciao. Ciao. Ciao.